per l'amore non c'è età, e Barbara D'Urso, 60enne da pochi giorni, ne sogna uno da favola. Single da anni, la conduttrice desidera trovare un compagno con cui condividere il suo grande successo, ma anche una quotidianità fatta di cose semplici. No perdi tempo, l'identikit tracciato da Carmelita è chiaro, mi piacciono gli uomini belli, anzi, con una bellezza intrigante, ha spiegato a Oggi, virili e autorevoli, senza essere prepotenti. Uomini sicuri di sé, interessanti quando parlano e realizzati sul lavoro. Non vorrei mai uno che entra in competizione con me o che si deprime per quello che ho ottenuto. Non vorrei mai uno che entra in competizione con me o che si deprime per quello che ho ottenuto. Il suo desiderio più grande è innamorarsi, come non le capita da tanto tempo, nemmeno me lo ricordo più. È accaduto tutto nella mia testa. Diciamo che da tempo sono sola e a questo punto urge assolutamente che mi innamori. Ne ho una voglia matta. L'amore ancora non è arrivato per Barbara D'Urso, in compenso è arrivata una notizia che aspettava da tempo su un amore finito. Proprio in questi giorni, infatti, a 11 anni dal divorzio da Michele Canfora, la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che la conduttrice non dovrà più versare gli alimenti all'ex marito. Una sentenza che scrive la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria iniziata al momento della separazione consensuale della coppia, nel 2000.